parlare della magistratura negli ultimi 15 anni, io credo che forse vale la pena rivolgere la riflessione ancora più indietro, cioè la trasformazione del nostro Stato da Stato autoritario a Repubblica Democratica. Noi ci portammo dietro in questa trasformazione tutta la vecchia cultura giuridica, la vecchia magistratura che aveva servito il fascismo, anche in scelte durissime di una malvagità sociale assoluta, pensate semplicemente alle leggi razziali, all'applicazione delle leggi razziali, nel silenzio più assoluto, persino della Chiesa. E quando ci fu l'approvazione della nostra Costituzione, noi avemmo anche dentro la magistratura una serie di resistenze durissime, da parte del Parlamento che tardò ad approvare la legge che fondava la Corte Costituzionale, prevista ovviamente nella Costituzione, ma che dovette aspettare oltre 10 anni per essere resa attiva. Non avevamo il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè l'organo di autogoverno della magistratura, cioè le resistenze iniziarono sin dall'immediatezza della fondazione dello Stato Repubblicano. E i vertici giudiziari hanno sempre mantenuto questa direttiva, cioè controllare ciò che avveniva all'interno della magistratura. Addirittura c'è un giurista come Francesco Cossiga che scrisse in un testo destinato alle università che la Procura della Repubblica doveva essere al servizio del governo, cioè non aveva neanche recepito o letto quello che rappresentava il grande rinnovamento all'interno della magistratura, che ci fu intorno agli anni 70, quando circolò nei palazzi di giustizia per la prima volta l'insieme dei valori costituzionali, il diritto uguale, lo statuto dei lavoratori, il nuovo processo del lavoro. Ci fu un periodo di grande rinnovamento istituzionale che era tutto quanto improntato all'affermazione di questa nuova, di questi nuovi valori che tardavano, che avevano delle resistenze interne terribili. Queste resistenze interne dentro la magistratura sono purtroppo proseguite attraverso nomine da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che riflettevano costantemente gli indirizzi, gli umori e le volontà del governo. Ci siamo imbattuti in vertici giudiziari che non meritavano assolutamente di avere mai affidato un ruolo come quello. Siamo stati bloccati nelle indagini, siamo stati lasciati soli, siamo stati avviliti, abbiamo subito e accertato misfatti incredibili dentro processi come quello del sequestro del presidente della regione Campania, Ciro Cirillo, dove un pezzo dello Stato pagava nelle mani dei terroristi che avevano il sequestro di quest'uomo 1,5 miliardi, consegnato nelle mani di Sensani, raccolti questi soldi tra i costruttori che confidavano nella ricostruzione, perché intanto era avvenuto anche un terremoto micidiale in Campania, in Irpinia in particolare. Ebbene, noi che indagavamo non sapevamo che fosse Sensani a capo delle Brigate Rosse che avevano sequestrato Cirillo, ma lo Stato, un pezzo dello Stato, i servizi segreti, gli uomini della P2 sapevano e trattavano con quest'uomo. Avevano la possibilità di catturarlo e non l'hanno fatto, avevano la possibilità di denunciarlo ai magistrati e non l'hanno fatto, lo hanno finanziato, come hanno finanziato o si erano impegnati a finanziare vertici della Camorra come Cutolo. E quando c'è stata la strage di Bologna, gli interventi dei servizi segreti, costantemente appannaggio della loggia P2, hanno realizzato delle condotte assolutamente scellerate,
come quello di collocare, pochi mesi dopo la strage di Bologna, un ordigno composto della medesima composizione di quello che era esploso 6 mesi prima a Bologna, per poter portare le piste, per poter portare i magistrati su piste straniere e in particolare francesi e tedeschi. Questo tentativo ossessivo di fare in modo che i giudici non accertassero la verità sulla più grave strage di Bologna, lo abbiamo subito per anni e queste deviazioni continuano ad essere praticate. Allora, che cosa va detto? Va detto che ci sono delle responsabilità da parte dei poteri politici e molto spesso non si riesce neanche a distinguere cariche dedicate di vertici giudiziari, pensiamo Milano da ultimo, sono avvenuti con il consenso del centrodestra e anche dei rappresentanti della sinistra politica dentro il Consiglio Superiore della Magistratura. E non è quello il solo caso. E questo, diciamo, questa possibilità di controllare dall'alto, perché nel frattempo sono stati spostati verso i capi degli uffici una serie di poteri che non avevano più, significa per il potere politico poter controllare la magistratura. Guardate, quelli che svolgono indagini sono coloro che in qualche modo riceveranno ostracismo durante tutto il loro percorso giudiziario. Saranno invisi al potere politico, il che significa che la loro carriera è bruciata. E per quanto riguarda la questione di Tangentopoli, io vorrei fare un'osservazione. Cioè, che cosa è cambiato da Tangentopoli ad oggi? È cambiata, diciamo, il sistema, è cambiato il sistema dei valori, dell'etica pubblica e dell'etica privata. C'è stata una torsione culturale dentro il nostro paese che oggi non porta più all'indignazione come reazione naturalmente umana a vergogne di quelle che stiamo vivendo tutti i giorni e che mortificano ciascuno di noi come cittadino di una Repubblica che vorrebbe vivere nel rispetto delle leggi a partire da chi governa questo paese, e che viceversa vede spaldarsi progressivamente. Ecco, non c'è stata quella indignazione che ha accompagnato l'inchiesta del 92. E ancora oggi abbiamo un uomo come Bertolaso che ha preteso di non rispondere a nessuno del suo operato, lo ha preteso lui, che è intervenuto in situazioni di urgenza e in situazioni dove urgenza non ve n'era, di pericolo per i cittadini e dove pericolo non ve n'era. E ha creato questo sistema di corruttela che è una delle più grandi vergogne di un paese, specie se si pensa alle situazioni che dovevano affrontare queste persone. E oggi dice: non mi sono accorto. Come non mi sono accorto? Ti sei assunto una responsabilità precisa e una serie di segnali ti davano l'indicazione che sapevi tutto e non sei intervenuto. E non si è preteso che venisse allontanato quest'uomo che stava per diventare un eroe di Stato. Anche se eroi di Stato, secondo la valutazione e il giudizio del capo di governo, sono anche i capi mafiosi che sono stati condannati e indagati per omicidio e per mafia. E sono dei valori perché hanno mantenuto l'omertà sulle cose che sapevano e non avevano detto. Ebbene, io credo che ancora oggi abbiamo visto questi uomini che sono caduti nell'impegno contro la mafia e contro il terrorismo. Abbiamo visto persone che sono il simbolo della resistenza al sistema mafioso. Faccio riferimento in particolare ai giudici Falcone e Borsellino.
hanno messo le mani su Falcone e Borsellino, sapendo che vi era un magistrato Carnevale, Corrado Carnevale, che attendeva il maxi processo per poterlo neutralizzare, che aveva addirittura ingiuriato, insultato un giudice come Giovanni Falcone. Ed è stato un magistrato, vedete, che si era dimesso quando è stato processato. Fu assolto in primo grado, condannato in appello per concorso esterno in associazione mafiosa, e la Cassazione lo assolse sulla base di un ragionamento che io credo abbia il senso di una condanna. Cioè, i magistrati che facevano parte della Camera di Consiglio governata da Carnevale, che era il padrone delle assegnazioni dei processi, che si autoassegnava tutti i processi che a lui interessavano, a lui e al potere politico di cui era riferimento, hanno fatto una legge su misura in base alla quale se si veniva assolti dalle accuse mosse per le quali si era volontariamente abbandonata la magistratura, si poteva rientrare e il tempo trascorso veniva aggiunto a quello che normalmente accompagna la carriera dei magistrati, cioè 75 anni, per cui abbiamo un Carnevale tuttora presente in Cassazione che è tornato a frequentare dopo questa vicenda. Ecco, io credo che noi dobbiamo difendere anche le immagini, la memoria, il ricordo di queste persone. Dobbiamo fare in modo che nessuno si appropri delle loro vite, delle loro aspirazioni e della loro grandezza. E per questo io penso che siamo qui per discutere, per parlare, per fare in modo che ciascuno di noi riceva dalla presenza di tanti ragazzi, di questo ringrazio dei magistris, che sono qui ad ascoltarci, perché intendono non accettare la realtà che ci sta progressivamente affogando. Grazie. Allora, siccome non possiamo fare finta di non essere una città in cui un sindaco si è dimesso per un'indagine della magistratura, non ti chiedo un giudizio sull'indagine che è ancora in corso, ovviamente le carte non... Sì. Lui? Ti preoccupato. Ho preoccupato mai. Però insomma, al di là della valenza penale di quello che la magistratura scoprirà, che è tutto da verificare, c'è un problema che già adesso insomma, assume contorni preoccupanti, cioè quello della selezione della classe dirigente, che è un aspetto che tu sottolinei nel libro in maniera molto chiara. Cioè, appunto, al di là delle questioni di carattere penale, l'elemento che risulta è quello di un assessore che viene scelto per competenze insomma un po' ballerine e poi si scopre che quell'assessore con una delega molto importante faceva da corriere con delle buste piene di denaro nei confronti dell'ex amante. Insomma, al di là di quello che significherà per la magistratura, c'è un problema di classe politica, di livello della classe politica e di scelta della classe dirigente. Ok, ti ringrazio di questa... Come non rispondo? Allora, non rispondiamo subito. Parto da un dato di attualità. Poi arriviamo alla risposta durante l'intervento, che credo sia l'ultimo giro di domande. Siamo tutti d'accordo, no, della legge che stanno approvando in questi giorni, che i sorvegliati speciali non possono andare in Parlamento, i corrotti, i mafiosi, eccetera. Ma riflettiamoci un attimo, ma a che paese ci siamo ridotti? No? C'è un paese che deve discutere che bisogna approvare una legge per dire che il sorvegliato speciale, il corrotto, non deve andare in Parlamento, il condannato. A che ci siamo ridotti? Ma perché lo dico? Siccome io sono fermamente convinto che a breve i processi non si faranno più, anzi, attenzione, per meglio dire, si formalizzerà sostanzialmente per legge quello che in parte già avviene in concreto. C'è una legge
con la spada di ferro nei confronti dei piccoli criminali, dei piccoli, degli immigrati, degli spacciatori, piccoli spacciatori, perché poi grandi stanno pure nei giri della politica, rapinatori, insomma un giro, diciamo, di mondo criminale che deve essere giustamente processato, nei confronti del quale il processo è breve, nel senso breve che dura poco, vengono condannati, certe volte la chiave viene pure dimenticata. Nei confronti dei colletti bianchi, di quelli di cui stiamo parlando adesso, Libero Mancuso, io e gli altri amici, io vi devo dire con molta sincerità, se non ci sarà un cambio politico, ma veramente radicale in questo paese, con le leggi che stanno approvando e con il tipo di magistratura che questo regime autoritario vuole, io credo che processi con sentenze passate e giudicate, francamente, non ne vedremo. Quindi quando parliamo di questione morale, io questo lo dico anche all'interno del mio partito quando facciamo i dibattiti, ridotto al casellario giudiziario pulito, a me viene da ridere, perché noi ci troviamo in una situazione paradossale, che a breve, mi viene adesso, dovremmo difendere magari quelli che hanno il casellario giudiziario sporco. Cioè, mi spiego, magari uno, un giornalista con la schiena dritta, che ha pigliato una condanna per diffamazione, per causato mettersi contro il potere, magari si dà, ma tu c'hai il casellario giudiziario sporco, 15 anni fa, non so, il Travaglio di turno ha scritto un pezzo, non puoi fare, poi noi ci siamo ridotti a questo. Quindi la questione morale è qualcosa, è inutile che ci pigliamo in giro, qualcosa di molto più complesso, ma anche di molto più semplice. Io non credo che ci voglia un arco di scienze per una classe dirigente politica sapere quando una persona si avvicina e si vuole candidare. Non voglio arrivare all'ombroso, perché io non sono un ombrosiano, nel senso che una persona la vedi in faccia e certe volte pigliate De Gregorio, quello che è l'amico di Di Girolamo. Cioè non è che c'è bisogno, penso, di qualcosa. Ma diciamo la storia, io ho fatto il PM, Libero Mancuso, io sono stato un cattivo magistrato, Libero Mancuso è stato un bravo magistrato, me lo può dire. La prima cosa che fai è chi sei, da dove vieni, che hai fatto, un fiorino. Cioè chiedi chi sei, la tua storia, qual è, ti sei girato dall'altra parte, è facile, lo sappiamo, però non si vuole cambiare fino in fondo. Allora è chiaro che il tema della vicenda del vostro sindaco, del Di Luca, di Loiero, non mi interessa la sentenza, perché non arrivano. Non ci possiamo appiattire sul giudiziario, mi interessano i fatti, a un politico deve interessare i fatti. E la vicenda di Del Bono bastano i fatti, non c'è bisogno di un processo, non è il gossip, è qualcosa di molto più serio. La vicenda De Luca che adesso ci dice che lui faceva i reati a fin di bene. Allora, siccome io mi fido fino a un certo punto della magistratura, non mi sono accontentato di rinvio a giudizio, perché poteva essere effettivamente che sto cristiano aveva fatto reati a fin di bene, nel senso si era trovato magari in una manifestazione politica, si era schierata, via, se non noi teniamo anche il ministro dell'interno, voi lo sapete, con pregiudicato, perché ha morso a un polpaccio un poliziotto durante una manifestazione, magari ci stava in quel periodo, non lo so, ha fatto carriera, quindi andiamo a vedere De Luca se fa carriera come Maroni. Mi sono andato a vedere le carte, e lo scenario è quello di cui parliamo stasera, oggi e stamattina, esattamente quello. Suoli che partono da inedificabili e diventano turistici, gli amici degli amici a cui dai e che ritornano, gli amici degli amici che fai lavorare, magari in qualche ditta ci stanno anche i casalesi e allora non vale nemmeno quella tesi, ma noi dobbiamo votare quello se no vincono i casalesi, allora ci metti un cavallo se no vincono i casalesi, che i casalesi e la mafia, attenzione, non è che hanno colore politico, certo, con Berlusconi hanno la strada spianata, c'è Dell'Utri, ci stanno gli amici degli amici, i Mangano, ma non vi credete che la mafia sia al governo se il centro-sinistra si gira dall'altra parte? È il centro-sinistra che la deve fare girare dall'altra parte ed anzi la deve denunciare e la deve far arrestare. Loiero, ma Loiero c'è bisogno dei processi. Ci sono delle intercettazioni telefoniche di Loiero, di lui e la moglie, di come smistano le persone che cercano appalti nella sanità, che sono illuminati, non c'è bisogno del processo, tant'è che i processi non si fanno. Ma non si fanno perché una parte della magistratura è venuta nel sistema. Mentre parlava Libero Mancuso, a me mi veniva in mente un articolo straordinario, scritto da uno scrittore straordinario, che è Domenico Starnone, sul Manifesto di alcuni anni fa, che io me lo sono messo in ufficio a Bruxelles. Meno male che ho l'immunità parlamentare, sennò quell'ufficio secondo me me lo chiudo. Perché c'ho il quarto stato, normale. C'ho questo articolo che è straordinario, normale devianza. Lui parlava prima dei servizi segreti deviati, dei magistrati deviati. Che cosa è cambiato in questi 20 anni? Che i deviati, no, è cambiato molto, che i deviati siamo noi.
Cioè i deviati oggi sono quelli che all'interno delle istituzioni cercano di non fare niente di più e niente di meno che l'applicazione rigorosa della Costituzione repubblicana. Il sistema è diventato qui. E guardate, anche quando Libero parlava della trattativa del processo Cirillo, che è un processo veramente illuminante, e guardate come per certi versi assai simile, tolta la vicenda delle Brigate Rosse, al processo sulle trattative in corso a Palermo tra pezzi delle istituzioni e la mafia. Processo Cirillo c'erano, Brigate Rosse, Raffaele Cutolo, Nuova Camorra organizzata, è come dire nel 92-93, non so, Irina, i Provenzano e Bagarella. I vertici del SISMI e del SISDE, P2, che erano Belmonte e Musumeci, e i vertici della Democrazia Cristiana dell'epoca, nelle persone di Flaminio Piccoli e Antonio Cava. Che cosa stiamo discutendo a Palermo e in Sicilia? E per questo, dopo le dichiarazioni di Ciancimino e di questi qua, stanno cercando di approvare delle leggi come il disegno di legge Valentino. Vabbè, non voglio andare adesso a aprire quest'altro filone. Che cosa viene fuori? Non ci sono le Brigate Rosse, ma ci sono. Invece del SISMI e del SISDE di adesso, pezzi deviati, sembrerebbero, poi i processi devono accertare, dell'arma dei carabinieri, la politica, perché non possiamo credere, guardate, che se c'è stata una trattativa a quei livelli, che poi ha condotto la mafia a cambiare completamente strategia e addirittura a istituzionalizzarsi, come ho detto io prima, e quasi dovrebbe aprire un dibattito, questo avviene perché lo vogliono 3-4 ufficiali dell'arma dei carabinieri, poi non lo so se sul piano giudiziario si riuscirà a scoprire, ma è evidente che non è così. È evidente che non è così e quindi troviamo politica, mafia, massoneria deviata e quant'altro. E molte cose si ricollegano, vanno a balzi. La P2 che non è mai andata via, prima tu chiedevi di Tangentopoli, Presidente del Consiglio e P2. Ma guardate anche le analogie da tanti fatti. Io prima ho parlato delle cose di cui mi sono occupato io con le vicende della Protezione Civile Connection. Andiamo indietro, processo sulle trattative. Un giorno mi chiama un magistrato siciliano, mi dice: guarda, vatti a sentire l'audizione oggi, il processo in corso alla trattativa del colonnello Riccio dell'Arma dei Carabinieri, che parla di un potenziale collaboratore di giustizia, Luigi Lardo, che non riesce a diventare collaboratore di giustizia perché lo ammazzano. Che cosa dice Lardo ai carabinieri buoni, non quelli cattivi? Perché i cattivi stanno dappertutto, magistrati buoni e cattivi, carabinieri buoni e cattivi, purtroppo questo è il paese. La mafia non è all'esterno, ma sta dentro. Prima di essere ammazzato racconta, e dice: io vi voglio parlare di che cosa? Massonerie deviate, politica, magistratura, mafie e quant'altro. E fa anche alcuni nomi. Questo magistrato mi chiama e dice: vai a vedere il nome che ha fatto al processo delle trattative sui magistrati, Riccio, sentito dal Tribunale di Palermo, ma recentemente. Dice: ma va fatto dei nomi di magistrati? Sì, uno. Dolcino fa. Dolcino Favi è quel signore magistrato, ancora ai vertici della Procura Generale di Catanzaro, a me mi hanno buttato via, lui sta ancora là, che mi ha avocato un'inchiesta poi notte. Certo, sono tutte coincidenze, per carità, sono tutte coincidenze queste che accadono, così come sono coincidenze, là dobbiamo capire che cosa è accaduta nella trattativa. Una spiegazione in parte l'ha data già Libero Mancuso sul maxi processo, che Falcone la prima cosa che fece quando andò al Ministero della Giustizia, fece approvare una circolare affinché i processi in Cassazione potessero ruotare. Falcone e Borsellino da chi erano attaccati prima ancora che dalla politica? Dai magistrati. Libero lo ricorderà, io lo ricordo perché io tenevo mio papà magistrato, che tra l'altro ha fatto la sentenza d'appello Cirillo, il relatore, perciò la conosco bene. Cioè mio padre, io lo vedevo, certo non ce la faceva più, perché quando andava agli incontri con i colleghi era un tiro... Era un fuoco di fila nei confronti di questi due giudici protagonisti che danneggiavano l'immagine dell'intera magistratura, era un continuo. Quindi ha fatto quello, altre letture, andatevi a vedere per esempio quel discorso straordinario che fa Salvatore, che fa Paolo Borsellino a giugno del 92 in un convegno organizzato da Micromega a Palermo, quando dice probabilmente i principali responsabili dell'omicidio di Giovanni vanno cercati all'interno della magistratura, ma non nel senso che hanno preso il fucile e hanno sparato, nel senso del clima. Paolo Borsellino prima di essere ammazzato stava sentendo Gaspare Mutolo, e Gaspare Mutolo di che parlava? Parlava di Signorino che poi si è ammazzato, parlava di mafia e politica, di mafia e istituzioni. Allora vedete che cosa è accaduto, ecco perché hanno paura di queste inchieste a Palermo, a Caltanissetta, a Firenze, a Milano, hanno paura perché sono inchieste che ci possono far capire
perché in quella guerra fatta tra bombe e trattative, come Roma, come Firenze, come Milano, il mancato attentato allo stadio olimpico, perché la guerra la fa in questo modo, che cosa è accaduto? Chi è che ha fatto per primo il nome di Berlusconi a proposito di questa inchiesta? Chi l'ha fatto? Ve lo ricordate? L'ha fatto Berlusconi. Senza che nessuno dicesse niente. A un certo punto ha detto, ci sono procure della Repubblica che con i soldi dei contribuenti stanno complottando contro di me. Perché noi dobbiamo capire che cosa è accaduto. Perché la mafia a un certo punto abbandona la strategia politico-militare? Che cosa è accaduto in quel periodo dopo lo strumentale progetto secessionista che serviva per far capire che la mafia, oltre a piegare il paese con le bombe, poteva anche separare la Sicilia? Si è istituzionalizzata, è diventata governo, non ha accettato più, come nel passato del periodo delle correnti andreottiana, di Lima, eccetera, un'interlocuzione io da qua e tu da là, tu sei il politico di riferimento. È saltato, perché con la mancata cassazione del maxi processo del gennaio 92 è saltato il patto di tipo tradizionale tra mafia e politica. La mafia ha detto basta, adesso andiamo noi. E questo è il percorso di cambiamento assoluto che c'è stato in questi anni. Allora è chiaro che di fronte a questo, e concludo, noi che dobbiamo fare? Noi lo diciamo spesso quando giriamo in Calabria, no? Usiamo ormai degli slogan, il popolo è con noi, il movimento, il quarto, cioè non ce la facciamo più, cioè non si può pensare che la delega può essere affidata a singoli magistrati che stanno facendo inchieste, anzi il compito del paese è quello di alzare la vigilanza democratica e stare vicino, così come non è sufficiente più in questo momento storico, per quanto rivoluzionario, che ognuno nel suo piccolo faccia il proprio dovere, che già è straordinario il fatto di non piegare la schiena e di non girarsi dall'altra parte. Ma dobbiamo metterci in movimento, cioè dobbiamo cominciare a camminare un'altra volta, a riappropriarci della cosa pubblica, della politica. Il potere ha paura in questo momento solo di questo, perché nel momento che stanno ormai distruggendo il giudiziario, mortificando la stampa, pensate che il TG1 di venerdì scorso alle 13.30 ha dato la notizia che Mills è stato assolto, il TG1 e Mills è stato assolto. Allora di fronte a questo noi dobbiamo mettere in moto una mobilitazione, il potere ha paura quando la gente incomincia a prendere le cose e a ribellare. Io quando, e chiudo su questo, ho compreso che i miei minuti, le mie ore, i miei giorni erano terminati a Catanzaro, non quando le inchieste andavano a gonfie vele, non solo per quello, ma quando a un certo punto, dopo che il ministro Mastella chiese il mio trasferimento d'ufficio cautelare, ci fu una cosa storica e mai vista in Calabria, che io porterò sempre nel mio cuore ed è stata per me la più grande soddisfazione morale. La gente si è alzata, ha camminato, ha dimostrato che non è connivente e collusa e in 15 giorni hanno raccolto 100.000 firme. Quando ho visto le 100.000 firme, sono andato a casa da mia moglie e ho detto mi stanno per trasferire. Perché quello era il segno, e vedevo le facce in quei giorni dei rappresentanti del potere mafioso. La preoccupazione loro è che voi, che noi, che la gente prenda coscienza e che in modo democratico, ma mi permetto di dire anche in modo un po' rivoluzionario, nel senso che è stato detto oggi, come diceva Libero, di una rivoluzione culturale che ribalti completamente e scardini il submodello, non più l'avere ma l'essere, non più il profitto senza regole ma nel rispetto delle regole, il merito, valorizzare chi si sveglia alle 6 e va a lavorare, chi studia, cambiare completamente. Quindi è questo il messaggio che noi dobbiamo sostanzialmente dare, di quello che hanno paura, cioè del fatto che noi possiamo mettere in moto un meccanismo di questo tipo e far ritornare un'altra volta la gente protagonista del loro destino. E questo deve essere un po' come una rivoluzione culturale. Quando l'altro giorno abbiamo fatto un dibattito a Cosenza con Mimmo Dallarico e Pippo Callipo, io sono rimasto turbato dall'intervento di Callipo, che è un moderato, che io l'ho conosciuto come un signore, cioè, completamente distante anche dal mio pensiero politico. Mimmo aveva fatto il suo intervento dicendo che era un riformista, io dico che sono un rivoluzionario, ma pacifico, l'avete una telecamera. Interviene Callipo, io voglio fare la rivoluzione. Mi sono girato vicino a Mimmo, ho detto abbiamo fatto la rivoluzione. Cioè nel senso che noi dobbiamo far capire che quello di cui parliamo oggi è una rivoluzione, nel senso che tu devi scardinare un sistema, che è un sistema fortemente impregnato di mafiosità, di questione morale, che riguarda tutto il paese, che nel malaffare è inutile e che purtroppo riguarda, venendo alla vicenda
del Bono, ma potremmo dire vicende del Turco e le vicende di tutto il paese, riguarda pesantemente il centrosinistra. Allora se noi non cambiamo il centrosinistra, l'italiano alla fotocopia preferirà l'originale e Berlusconi e il berlusconismo vinceranno sempre. Ecco perché quando dico nel libro, quando mi fanno la domanda, ma tu, e chiudo su questo veramente perché non mi voglio appassionare, ma tu vorresti fare il laboratorio politico? Me lo chiedono anche nel partito qualche volta qualcuno, con l'UDC. A me viene da ridere, ma non perché nell'UDC non ci siano persone per bene, ci mancherebbe altro. Ma come fai un laboratorio politico che l'UDC, che sta in Parlamento grazie a Cuffaro? Cioè se non ci fosse Cuffaro, l'UDC non avrebbe la forza. Puoi fare il laboratorio di Cannoli, puoi andare in una pasticceria come fa lui, che bacia tu, ma non puoi fare un laboratorio politico. Allora per cambiare il paese noi dobbiamo essere chiari, dobbiamo partire dalle cose di cui stiamo parlando stamattina. Chi ci sta, chi non ci sta non fa niente, saremo ancora minoranza per un po', in attesa di diventare maggioranza, ma io sono convinto che nel paese qualcosa si sta muovendo, qualcosa sta cambiando, bisogna evitare tra di noi di spaccare il capello in quattro, unirci bene sulle fondamenta e cercare di dare un messaggio anche di speranza e di realismo, perché io credo che un paese migliore lo possiamo costruire. Grazie. L'ultima domanda la prendo da una parte del libro di cui stiamo parlando, te la leggo. I due punti principali erano controllo dei mezzi di comunicazione e dipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo. Domanda del giornalista, qui parliamo della P2, risposta di De Magistris, quindi adesso stiamo in piena P2. Adesso stiamo in piena P2 e poi, cioè se stiamo in piena P2 quantomeno lasciaci un messaggio di speranza. Io credo, cioè, che anche questa è una domanda la cui risposta risiede dentro il documento fondativo dell'associazione che faceva capo, associazione segreta che faceva capo a Licio Gelli. Ma credo sia qui. No. Dunque, questo documento, cioè il piano di nascita democratica, che è stato ritenuto peraltro legittimo, cioè non costituente reato, era un piano di sovvertimento della nostra carta costituzionale, fatta all'interno di poteri segreti occulti che dovevano tramare contro il giuramento di fedeltà che la gran parte dei loro appartenenti, che erano poi i vertici della polizia, carabinieri, delle forze dell'ordine, dei servizi segreti, cioè non si aveva un incarico ai vertici dei servizi segreti se non ci si fosse iscritti alla loggia massonica P2. Ecco, questo fu ritenuto assolutamente legittimo e la Procura della Repubblica di Roma, Elisabetta Ceppi, venne sconfitta dalla Corte di Assise di Roma, che disse ma non c'è nulla, è tutto regolare, cioè tramare contro la Costituzione servendosi di uomini che tradivano la Costituzione era regolare. Noi in quegli anni abbiamo condannato gruppi di giovani autonomi come associazioni sovversive e questo è veramente un qualcosa di profondamente ingiusto e sconvolgente. Ma che cosa va detto di questa P2? Cioè nel piano di rinascita democratica circola un valore fondamentale, che è quello, l'uomo ha un prezzo e quando io mi imbatto in qualcuno che esercita un potere e che può esercitarlo non in linea con i miei interessi, io me lo compro. Vedete, questo piano di rinascita nasce nel 75, quando Gelli, che aveva sovvenzionato bande armate neofasciste, terroristi neofascisti, che praticavano stragi, decide che per poter occupare lo Stato bisogna inserirsi nelle istituzioni, nei gangli istituzionali, e per fare questo progetta questo piano che dice la Democrazia Cristiana ha un prezzo e anticipa pure, indica pure il prezzo, e se non fosse sufficiente
fondiamo un partito alternativo alla Democrazia Cristiana, fondiamo un partito alternativo a quello che era il Movimento Sociale Italiano per poter, lo ha fatto, per poterlo inserire nella maggioranza con la Democrazia Cristiana. Compriamo i giornalisti opinionisti dei maggiori giornali italiani, perché così riusciamo a modificare il modo di pensare, gli orientamenti dei cittadini. Così compriamo CISL e UIL, perché la CGIL deve restare isolata. E così via, cioè è tutto questo. E badate, in quel piano ci sono persino le indicazioni dei nomi che devono assumere il potere in Italia dentro il Partito Socialista. Ci sono i nomi di Craxi e di Mancini. Su questi uomini punta. E questi uomini, badate, erano pressoché sconosciuti politicamente in quel periodo. C'era una maggioranza che faceva capo a un uomo per bene nei socialisti, che era Francesco De Martino, che era stato nostro professore di storia di diritto romano, un uomo per bene, che stava per diventare capo dello Stato, allora che gli sequestrarono il figlio e per dissequestrarlo gli prestarono dei soldi che non potevano essere ritenuti leciti, cioè lo ricattarono. Ma di lì a poco Mancini, che faceva parte della maggioranza con il Francesco De Martino, abbandonò Francesco De Martino e chiamò in causa Bettino Craxi. Questo è l'inizio del socialismo craxiano, e c'è addirittura un incontro tra Craxi, Martelli e Licio Gelli, nel corso del quale Licio Gelli caccia un assegno di 3 milioni e mezzo di dollari, dicendo: gli altri 3 milioni e mezzo te li do in un altro giorno se tu mi fai questo favore, che riguardava i prezzi dei petroli e quindi anche le tasche degli italiani. Cioè questo era il modo di governare, questa era la cultura della P2. E poter dire che oggi non c'è più la P2 mi sembra una cosa del tutto illogica. Se questo è rimasto il criterio fondamentale, compro tutto e sono in grado di farlo, come lo faceva prima Licio Gelli, che aveva l'Ambrosiano, che aveva lo IOR, che condizionava lo IOR, che aveva Sindona dentro questa consorteria criminale, che aveva i vertici dei servizi segreti. Ecco, questa è una cosa che forse non è stata approfondita sufficientemente, anche per capire i tempi che stiamo vivendo. E allora io voglio concludere su una cosa, cioè quando prima si faceva riferimento a queste riforme, Luigi faceva riferimento a queste riforme, il legittimo impedimento. Vedete, oggi i magistrati di Milano sono insultati perché per la seconda volta hanno detto che indire un consiglio dei ministri ad libitum del Presidente del Consiglio non costituisce legittimo impedimento. Cioè loro vorrebbero persino anticipare gli effetti di questa legge dissennata, priva di logica, facendo appunto, dicendo consigli dei ministri in ogni occasione di udienza e dicendo: questo ci deve mettere al riparo dal processo. Dopoché, con la solita doppiezza che lo distingue, Berlusconi aveva affermato: voglio essere assolto in questo processo e parteciperò al processo e farò pure le norme anticorruzione, che sono una cosa di una coraggine assoluta. Allora, oggi vedete, cioè, si tenta anche di fare in modo di impedire le intercettazioni telefoniche. Intercettazioni telefoniche che passano al vaglio non solo della Procura della Repubblica, ma anche del giudice terzo che le deve autorizzare. Quindi un sistema di garanzie che può non funzionare, che può essere corretto, ma che certamente costituisce. Quante intercettazioni sono state annullate perché non erano stati rispettati addirittura i luoghi dove si venivano intercettati, se presso le procure o presso gli uffici della polizia giudiziaria e così via. Sempre sono stati fatti questi accertamenti estremamente rigorosi. Ebbene, dice: l'Italia è spiata. Vedete, io oggi avrei dovuto essere a Perugia per costituirmi parte civile in un processo contro Pio Pompa e contro Pollari, che avevano setacciato una serie di nomi di avversari personali
personali, politici di Berlusconi, cioè di persone che loro ritenevano pericolose. E questo è stato fatto attraverso schedature dei servizi segreti militari, quelli che presidiano il controspionaggio, cioè il terrorismo straniero, e che invece indagavano sui magistrati nazionali, li schedavano e li intimidivano con una serie di azioni concrete. Oppure a chi hanno tentato di vendere tutte le informazioni più delicate che riguardavano politici dell'opposizione, se non a uomini o direttamente dello staff di Berlusconi o di quel giornale che si chiama Chi. Queste sono le intercettazioni vergognose di cui dovrebbe rispondere il Presidente del Consiglio, altro che quelle garantite dalla magistratura. E poi su tutta questa vicenda è stato apposto il segreto politico-militare su queste schedature e su un sequestro di persona di un uomo che era stato ospitato in Italia come esule politico e che è stato invece restituito nelle mani del paese che ha provveduto a torturarlo dopo la consegna, grazie all'intervento dei nostri servizi segreti e della CIA. E i nostri servizi segreti l'hanno fatta franca perché è stato apposto il segreto politico-militare, guardate, non soltanto da questo governo, ma anche da quello precedente. E allora manca, voglio dire, in questo paese la cultura della trasparenza, la cultura della eguaglianza, la cultura della solidarietà. Io credo che noi questi valori dobbiamo fare in modo che circolino di più, perché sono necessariamente vincenti. Perché se dovessimo perdere definitivamente su questi valori, avremmo perso la Repubblica, avremmo perso la nostra libertà e la nostra dignità di cittadini. E io tante volte penso che incontri come questo servano per andare avanti e per darci ancora speranza di un domani migliore. Grazie.